sensibilità sociale e parità di genere, ieri, oggi e domani. A Palazzo del Pegaso un convegno al quale sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la presidente sezione piccola industria di Confindustria Toscana Francesca Posarelli. Nell'auditorium del Consiglio regionale si è svolta la giornata formativa rivolta agli amministratori neoeletti per approfondire le tematiche connesse alla parità di genere. La scuola Redi di Ponte a Niccheri, protagonista al convegno mondiale sulla matematica con un progetto sui metodi di calcolo usati alla corte dei medici. Parità di genere, la sfida delle aziende. Le donne sono la maggioranza delle occupate in alcuni settori, in particolare in quelli dei servizi della cura alle persone, del turismo e in quello dell'istruzione, mentre sono meno presenti nel settore della manifattura. È uno dei macrodati che emergono da recenti ricerche IRPET sull'occupazione femminile che sono stati ricordati nel corso del convegno Sostenibilità sociale e parità di genere ieri, oggi e domani, tenutosi nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso e promosso dal Consiglio regionale insieme con Confindustria Toscana e Digital Innovation Hub. Io penso che un'iniziativa come questa meriti di essere qui oggi, perché il tema della sostenibilità sociale, della parità di genere, spesso viene lasciata per ultimo anche nelle scelte strategiche delle imprese. Investire in questo senso, in questa direzione, vuol dire investire in fiducia, in coraggio di costruire e lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Rompere quel tetto di cristallo non è mai facile. La prima responsabilità ce l'abbiamo noi nelle istituzioni, perché il cambiamento deve partire di qui. Certo, le imprese in questi anni hanno provato, alcune imprese almeno, hanno provato a fare tanto, hanno provato a costruire condizioni lavorative che permettano davvero di cercare di ridurre questo gender gap che ancora esiste. Si può fare però molto di più, si può fare di più e meglio, e molto, come dire, passa anche attraverso un cambiamento di paradigma culturale a cui noi possiamo dare il nostro contributo, in cui iniziative come queste possono dare un grande contributo. Orgogliosa di come le cose stiano cambiando, anche se non con la velocità che ci aspettavamo, si è detta Francesca Posarelli, presidente sezione piccola industria di Confindustria Toscana. In questi anni, aggiunto, grazie all'impegno di Confindustria e della politica, abbiamo cercato di stimolare le aziende del territorio per far sì che la sostenibilità sociale diventasse un valore e cultura del fare impresa. Devo dire con molto orgoglio e molta felicità che le cose stanno cambiando, anche se non con la velocità che ci aspettavamo, ma devo dire che grazie all'impegno di Confindustria, ma anche della politica, e quindi siamo qui a casa del Consiglio regionale e del Presidente Mazzeo, abbiamo cercato in questi anni di stimolare le aziende, comunque di stimolare il territorio per far sì che questa sostenibilità sociale sia veramente un valore, che diventi proprio cultura all'interno delle aziende, e il focus, in questo caso mio personale come Presidente della Piccola, è stato quello proprio di diffonderlo all'interno delle piccole aziende, perché diventa, più essendo più piccole e avendo anche meno risorse, a volte diventa una priorità secondaria rispetto a quella che invece dovrebbe avere. Sicuramente sulla cultura, sui valori, sul fare la formazione. Noi tra l'altro, grazie anche a Confindustria e al Digital Innovation Hub, che è una struttura all'interno appunto di Confindustria, promuoviamo molto la formazione all'interno delle aziende o comunque anche istituzionali, per fare in modo che questa cultura sia il più fruibile possibile. In questo momento il fatto che ci siano ancora delle disparità tra uomo e donna, ma io direi più nella parte inclusività delle aziende, ovviamente è un minus per l'azienda e per la società. Quindi quello che noi facciamo è proprio quello di stimolare la cultura anche all'interno delle aziende, per fare in modo che questa differenziazione sia sempre più piccola. Dalla ricombinazione dei dati occupazionali femminili nei diversi settori emerge che il divario di retribuzione a sfavore delle donne è determinato dal loro maggiore impiego in settori meno remunerativi, come quello della cura alla persona, ha spiegato Natalia Faraoni, ricercatrice IRPET in scienze sociali ed economiche. Sul tema del, diciamo, lavoro femminile, l'occupazione femminile nelle imprese, quello che emerge principalmente è, da una parte, una concentrazione delle donne occupate in determinati settori, quindi prevalentemente nei servizi,
diciamo turismo, noi abbiamo analizzato solo le imprese private, quindi c'è una loro presenza minore nella manifattura, e dalla ricombinazione di questi elementi viene fuori il minor salario femminile, cioè quindi è una questione di settore, perché le donne lavorano nei servizi alla persona in genere che sono meno retribuiti. È un discorso di contratti, perché le donne più degli uomini hanno contratti part time e quindi di conseguenza stipendi più bassi. Quello che si vede, diciamo, nel corso degli ultimi anni è sicuramente una presenza di donne occupate che ha titoli di studio più alti dei coetanei, però riveste ancora posizioni di solito più basse, perché anche la forza lavoro sta invecchiando e quindi le posizioni continuano ad essere occupate dalle generazioni passate in cui le donne erano meno presenti, e purtroppo si vede che tra i giovani c'è una uniformizzazione, diciamo, un po' alla meno, nel senso che anche le condizioni maschili dei ragazzi più giovani sono peggiorate come quelle delle donne. L'ABC delle pari opportunità. L'incontro ABC delle pari opportunità dall'Europa alla regione e ai territori per conoscere e condividere opportunità, strumenti e buone pratiche si è svolto presso l'Auditorium Spadolini del Consiglio regionale in via Cavour a Firenze. Si tratta di una giornata formativa rivolta in particolare agli amministratori neoeletti per approfondire le tematiche connesse alla parità di genere per una Toscana delle donne. Questa iniziativa della scuola di formazione politica che abbiamo voluto intitolare ad Alessia Ballini potesse svolgere questa iniziativa, una tra le più importanti di formazione qui all'interno del Consiglio regionale. Perché? Per due ragioni. In quella scuola di formazione si danno strumenti alle giovani amministratrici e ai giovani amministratori per svolgere meglio il loro incarico, per cercare di dare risposte migliori ai cittadini. Ma io ho sempre voluto che ci fossero questioni valoriali da trasmettere, e allora ho voluto che questa iniziativa fosse qui per dire a ciascuno di noi, soprattutto agli amministratori, agli uomini, di porre attenzione a questo tema. Dobbiamo farcene carico per primo noi, non bisogna voltarsi dall'altra parte, bisogna costruire le condizioni per semplificare l'accesso dell'impegno anche nelle istituzioni delle donne, e questa è la sfida più complessa che noi ancora oggi abbiamo. La regione Toscana è una regione che anche grazie alla legge regionale dei passi in avanti li ha fatti, penso però ci sia ancora molto molto da dover fare in questo senso. Il presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale, Francesca Basanieri, ha spiegato come l'Europa sia un'occasione fondamentale per le donne. L'Europa, ma direi anche la Toscana. In questa mattinata vogliamo raccontare, informare i nuovi amministratori, quelli che si sono insediati a giugno, di quante sono le opportunità che ci sono per costruire delle politiche di genere, e dire anche che fare politiche di parità non è soltanto, come dire, un esercizio di stile o un ospizio, ma è un modo per costruire delle comunità più inclusive e più eque, e quindi delle comunità, dei comuni dove si vive meglio da tutti i punti di vista. Sociale, sanitario, ma anche economico. Ormai gli studi ci hanno insegnato che, appunto, dove c'è più parità si sta bene, si sta meglio, e questo è il nostro obiettivo di oggi: fare in modo che tutte le nuove amministrazioni costruiscano politiche di genere attraverso le opportunità che gli vengono offerte dall'Europa e dalla Toscana. Ha partecipato all'incontro anche Manuela Marzano, responsabile punto di contatto nazionale del programma europeo CERV, Cittadinanza, Eguaglianza, Diritti e Valori, che ha parlato dei fondi europei a disposizione delle donne. È appena stato lanciato il programma di lavoro per il 2025, per cui la Commissione europea mette a disposizione molti fondi sulla lotta alla violenza, quindi diciamo tutto il tema della violenza domestica, violenza in relazioni di intimità, violenza di genere, ma violenza anche rispetto a gruppi fragili e gruppi minoritari. Poi c'è il Fondo Pari Opportunità, sempre della Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea, che lavora proprio sulla parità di genere, sull'uguaglianza nel mondo del lavoro, nella società in generale, oltre a fondi anche legati alla protezione dei minori, che alcune volte riflettono molto sul tema della condizione femminile. La professoressa della Scuola Sant'Anna di Pisa, Anna Loretoni, ha sottolineato le disuguaglianze di genere che ancora persistono. Parliamo di disuguaglianze che persistono, nonostante il diritto abbia da tempo
definito, diciamo, una piena uguaglianza dal punto di vista formale, sia nell'ambito della nostra Costituzione che della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per non guardare allo spazio internazionale globale che rafforza i diritti delle donne, il gender gap, cioè il divario di genere in termini di gender pay gap, di divario economico, divario di rappresentanza delle donne nelle pubbliche amministrazioni, nelle università. Tutto questo persiste e allora dobbiamo chiederci come mai tutto questo persiste, e quello che proverò oggi a dire, insomma, in occasione di questo interessante convegno, è che va cambiata la mentalità e la cultura, perché ancora oggi stereotipi, bias inconsci, discriminazioni implicite impediscono alle donne di raggiungere i livelli alti della carriera e impediscono alle società di godere pienamente dei talenti delle donne, perché molto spesso questi talenti restano al di fuori del mercato del lavoro. Infine Susanna Cenni, sindaca di Poggi Bonzi e presidente ANCI Toscana, ha concluso l'incontro evidenziando il ruolo dell'associazione per promuovere la cultura delle donne. È un ruolo importante perché ANCI ha un ruolo di coordinamento di tutti i comuni del territorio e anche come agenzia di servizi, perché da tempo ANCI collabora con la Regione Toscana, lo ha fatto su leggi importanti e soprattutto ha la possibilità di fare un lavoro grande attraverso le proprie sindache e i propri sindaci nei confronti delle cittadine. Quindi direi che è uno snodo strategico, perché se vogliamo parlare di pari opportunità dobbiamo parlare di condizione della vita delle cittadine e dei cittadini, e quindi io credo che davvero possiamo dare una mano molto grande. La matematica si impara giocando. Firenze-Sydney, andata e ritorno, più precisamente dalla scuola secondaria di primo grado Redi dell'Istituto Comprensivo Caponnetto di Ponte Annicri al Convegno Mondiale della Matematica svoltosi in Australia nel luglio scorso, fino al Consiglio regionale della Toscana, dove è stato presentato il progetto di ricerca interdisciplinare sulla didattica della matematica. Protagonista la scuola Redi di Ponte Annicri, grazie al progetto innovativo basato sui metodi di calcolo, abachi e giochi matematici usati alla corte di Lorenzo il Magnifico e nelle botteghe dei mercanti fiorentini dell'epoca, che sono stati riscoperti utilizzati nell'era dell'iperconnessione digitale e dell'intelligenza artificiale per risolvere complessi problemi ed equazioni matematiche. Siamo qui per riconoscere il lavoro che ha portato avanti l'Istituto Caponnetto, la scuola media Redi, nella sua capacità anche di fare la matematica attraverso la storia, è un modo per insegnarla alle ragazze e ragazzi, e questo è un modo che è stato riconosciuto a livello internazionale, è un risultato enorme, è l'unica scuola che ha portato la Toscana Sydney in una conferenza che mette in risalto le migliori esperienze che ci sono sui territori, ed è bella riconoscerla qui in Consiglio regionale. Noi dobbiamo investire sempre di più sulla cultura, dobbiamo investire sempre di più sulla matematica, dobbiamo investire, lo dico da ingegnere in questo caso, nel fare in modo che specialmente le ragazze si avvicinino ai percorsi STEM, ai percorsi che oggi vedevano le ragazze meno propense. Invece una scelta di civiltà è proprio di indicare quel tipo di strada. Bisogna investire di più in una scuola pubblica. Il progetto prende spunto dal trattato di aritmetica di Filippo Calandri, dal trattato d'abaco di Pier Maria Calandri, maestri d'abaco fiorentino e fondatori delle scuole d'abaco, che rivoluzionarono la matematica aprendo le strade ai metodi di calcolo moderni. Noi abbiamo presentato un testo del Calandri che si trova nelle biblioteche fiorentine. Quella cosa che è importante, devo dire, è che in un contesto internazionale abbiamo fatto vedere come noi possediamo un patrimonio importante. Quando abbiamo presentato i giochi matematici che Calandri aveva fatto per i figli di Lorenzo il Magnifico, abbiamo presentato a un pubblico orientale una realtà che pone la Toscana e l'Italia al centro della cultura umanistica. Cioè, per essere più chiari, loro sono molto esperti nella tecnologia, negli studi specialistici. Noi abbiamo fatto vedere come, partendo dalla scienza e dalla matematica, si può parlare anche del mondo dell'uomo,
dell'umanesimo. Durante gli ultimi due anni scolastici, gli studenti di alcune classi della Redi hanno costruito abachi come veri fiorentini del Rinascimento, risolvendo calcoli e sperimentando antichi giochi matematici. Abbiamo tratto spunto da alcuni testi del Calandri, famiglia importante a livello medievale per la diffusione delle scuole d'abaco, e poi abbiamo proposto giochi e attività diverse ai ragazzi, cercando di coinvolgerli in un approccio interdisciplinare, facendo lavorare tutti i docenti con un unico scopo. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo, hanno lavorato molto bene, e portare chiaramente questo lavoro in un contesto internazionale, portare il lavoro dei nostri colleghi, dei nostri ragazzi e della storia anche di Firenze è stata una grandissima occasione. Il progetto ha preso spunto appunto da due libri, da due importanti testi della famiglia del Calandri, che si occupano di didattica della matematica, testi medievali, e da questi testi abbiamo tratto spunto con dei giochi e dei calcoli matematici, e poi sono stati riprodotti in classe, riproposti ai ragazzi, e poi abbiamo proposto anche delle sfide, dei giochi ai quali i ragazzi si sono molto felicemente approcciati, quindi sono molto divertiti a lavorare in maniera diversa dal solito.